scopo di questo tutorial è quello di produrre un PDF, direi sufficientemente accessibile a partire da un PDF immagine. Facciamo riferimento alla direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione che era stato distribuito in PDF immagine. In tutorial precedente abbiamo visto come è possibile catturare il testo o attraverso l'uso della specifica funzione presente in Adobe Acrobat o attraverso un passaggio pagina per pagina che utilizza invece un servizio online gratuito tipo Free OCR, free-altocr.com. In entrambi i casi poi si riesce ad ottenere una composizione del testo editabile. Adesso vediamo come riuscire a migliorare la fruizione del testo con, in questo caso, l'ausilio di Word, e poi in un successivo video tutorial vediamo invece come è possibile ottenere questo effetto con LibreOffice. Ecco, ci troviamo quindi di fronte al testo così come lo abbiamo ricavato. Peraltro, chi utilizza la versione commerciale di Adobe Acrobat può ottenere questo effetto anche attraverso un'altra funzione che è, una volta che voi avete fatto il riconoscimento con OCR, che è salva come documento Word. Ovviamente, se non avete fatto prima il riconoscimento con diciamo, la funzione strumenti ricognizione del testo, questo non sarà mai possibile. Bene, quindi ci troviamo di fronte a un testo grezzo e dobbiamo tenere conto di alcune regole. Prima regola, prima di iniziare, ma la prima regola potrebbe essere quella di eliminare tutti i paragrafi vuoti. Paragrafo vuoto, sappiamo, è di per sé un controsenso, sarebbe un po' come dire ti dico una cosa, cosa? Niente. E quindi la eliminiamo sapendo che la spaziatura verticale tra paragrafi noi la possiamo assicurare attraverso elementi di stile, in particolare andando a individuare lo spazio sopra o sotto il paragrafo. Questa operazione, quando è particolarmente lunga, no? Ad esempio in questo documento ne vediamo già quattro consecutivi, poi abbiamo un doppio paragrafo, doppio visto, 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 eccetera, beh, diventa particolarmente onerosa in caso di documenti lunghi. Abbiamo la possibilità di automatizzare questo passaggio attraverso il comando sostituisci. Andiamo a sostituire un carattere speciale. Altro, andiamo a cercarlo, segno di paragrafo. In questo caso noi sostituiamo il doppio segno di paragrafo con un segno di paragrafo unico. E facciamo questa operazione in tutto il documento cliccando in corrispondenza di sostituisci tutto. Abbiamo operato 72 sostituzioni, ma non è escluso che ci siano ancora delle sequenze doppie di segni di paragrafi vuoti. Ad esempio, avete visto all'inizio, ce n'erano 4, allora ne saranno rimasti. La ripetiamo questa operazione e, scusate, con sostituisci tutti ne abbiamo tolte altre 10. Rifacciamo ancora l'operazione, altre 2, rifacciamo ancora l'operazione, nessuna. Ecco, a questo punto dovremmo averli eliminati tutti. Poi, un secondo tipo di operazione che noi possiamo fare, naturalmente è tanto più vantaggiosa quanto più uno lavora con magari aperto il testo di fianco in modo poi da non compiere errori. Beh, un'altra operazione è quella di pulitura un po' di tutti quelli che sono gli stili che magari ha un po' preso il documento senza volere. Questo vale anche quando noi andiamo a trasformare un documento che ci proviene da un altro ufficio e che vediamo che è fatto con poca attenzione. Poi vedremo quali sono le attenzioni importanti, ma per prima cosa togliamo tutto questo rumore, diciamo, di formattazione di fondo. Cosa facciamo? Ma io direi selezioniamoci tutto il nostro documento e cancelliamo tutti gli stili preesistenti. In un colpo solo, ecco che il documento acquisisce una certa uniformità, anche se naturalmente dovremmo poi andarlo ad aggiustare dal punto di vista della sua strutturazione interna. Qual è la funzione che noi abbiamo usato e che useremo massicciamente del nostro laboratorio dei testi? È proprio quello del lavorare con gli stili. Gli stili, a seconda del programma di videoscrittura che voi utilizzate, no, si vengono denominati e inseriti nei menu in modo diverso. Ad esempio, nell'ultima versione di Word, noi abbiamo nella scheda Home proprio una sorta di preview, di anteprima di alcuni stili, e poi la possibilità di accedere a questa utilissima
finestra che si dispone sulla destra cliccando in corrispondenza della freccina in basso sulla destra. Bene, fatto questo, cosa possiamo fare? Adesso non preoccupiamoci di questi segni qua di errore, peraltro c'è da dire anche che ci sono anche spesso dei segni di doppia spaziatura, anche questo magari è un lavoro che poi potremmo fare con la corretta funzione presente in Sostituisci tutti, ma adesso andiamo avanti, giusto anche per poi non farla troppo lunga con questo tutorial. Beh, la prima cosa che io consiglierei di fare è quello di decidere qual è il nostro carattere di paragrafo di stile assegnato al cosiddetto stile normale. Andiamo sul tasto destro, lo modifichiamo e scegliamo un carattere, può essere benissimo il calibri o potrebbe essere, non so, il Verdana molto utilizzato, l'Open Sans, scegliamo questo, sono in pratica caratteri senza grazie che conferiscono una buona leggibilità. Poniamo di lasciare 11 come carattere, poi vediamo un po' come sortisce l'effetto e andiamo adesso però a definire un elemento importante di buona lettura, che è in realtà quello che è legato all'interlinea, allo spazio prima e dopo i paragrafi. Questo elemento si gestisce andando in formato paragrafo e scegliendo un'interlinea multipla 1,15, può andare bene se vogliamo dire qualcosa in più ancora per dare più aria. Allo scritto potremmo dire 1,20, un po' come fosse il 120%, una spaziatura prima e dopo il carattere di 6 punti, ad esempio. Una volta che noi clicchiamo su una serie di ok, vedete che in automatico, no, si dispone il nostro documento con la modalità prescelta. Bene, arrivati a questo punto, si tratta adesso di andare a lavorare sulle singole parti del testo, lavorando sia a livello di strutturazione che a livello di altri stili. Cosa vuol dire di fatto strutturare un testo, strutturare un documento? Vuol dire organizzarlo, vuol dire andare a segnalare, a marcare, diremmo, quelli che sono i titoli nella loro esatta gerarchia, no? Titoli e sottotitoli, quelli che poi ci consentono di ottenere quegli utilissimi sommari o indici automatici, quelli che poi hanno una importantissima ricaduta poi nella costruzione di un buon PDF navigabile. Bene, i titoli. Allora, priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione, gli anni scolastici, eccetera, beh, quello noi possiamo denominarlo come titolo 1. Ecco, ho sbagliato perché avevo il mouse sul successivo, non c'è problema, torniamo indietro e andiamo ad assegnare o a marcare il titolo 1 a queste proprietà strategiche. Poi dopo abbiamo tutta una serie di visto, 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 no? Che avete visto nel momento, scusate la ripetizione del visto, nel passaggio alla versione con cancella tutto come stile, beh, si è persa anche l'indentazione. Come facciamo a recuperarla in un colpo solo, ma anche se vogliamo a guidarla? Beh, possiamo partire dal nostro stile normale e andarci a creare un nuovo stile. Questo nuovo stile lo chiamiamo, non so, visto, piuttosto che considerato, e avrà una caratteristica fondamentale. Avrà gli stili identici a quello del paragrafo standard, ma avrà in più un elemento legato al rientro, no? Andiamo qua a fare un rientro magari sporgente, sotto in basso, no, si vede un'anteprima che ci aiuta a capire quale sarà l'esito e facciamolo non più di 1,27 cm perché per visto va bene 1,27 cm, ma c'è anche considerato, ritenuto o altro. Andiamo a portarlo a 2, sono 2,2, poi vediamo se ci piace. E clicchiamo su OK. E diamo conferma di ciò che abbiamo messo, avete visto che in automatico, no, è stato recepito. Bene, proseguiamo adesso su tutto, poi ritorniamo un attimo su quel titolo 1 perché mi sono reso conto di un problema. Ma prima di questo, mentre scorro, sinceramente ne vedo altri, alcuni li vedrò meglio successivamente dopo che abbiamo assegnato lo stile, ma qua togliamo tutte le interruzioni di sezione che non ci interessa, considerato, ecco, andiamo pure fino a Emana, poi proseguiremo dopo nella, qui ce n'è un'altra, che mi era sfuggito, nella, diciamo, assegnazione corretta di tutti gli stili. Avevamo detto che eravamo arrivati fino a Emana, no? Se non sbaglio. Benissimo, quindi andiamo qua, saliamo sopra,
con una bella selezione proprio di quelle a manetta, e andiamo ad attribuire a tutto questa porzione di testo selezionato lo stile visto. E come notate, tutto viene a posizionarsi secondo le nostre volontà. Ecco, naturalmente poi man mano che scendiamo troviamo qualche magagna tipo il doppio spazio, eccetera, no? Io non vi ho fatto vedere i passaggi sostitutivi per un motivo molto semplice, che non avevo provato, me ne sono reso conto adesso, quindi ormai il video tutorial è iniziato, lo lascio un po' come compito fare l'automatismo di questa operazione dei doppi spazi, rendere gli spazi unitari in modo simile a quello che abbiamo fatto per i paragrafi. Io andrei anche qui, questo è un elemento, vedete, in grigino, quindi fa parte della parte di intestazione, ma andiamo a lavorare meglio questo titolo 1. Vedete che è un pochettino ammassato. Quindi tasto destro, modifica. Andiamo a vedere un po' che cos'è. Magari gli mettiamo un carattere classico, no, da titoli. No. Spesso i testi, diciamo, di consigli redazionali ci dicono che quando abbiamo i titoli possiamo anche usare con un fonte diverso, no, rispetto a quello tradizionale del testo classico, e spesso viene utilizzato Georgia o un fonte simile o affine. Possiamo, non so, mettiamola anche 18, non mettiamo il grassetto, allineato a sinistra. E poi gli andiamo però a dire, attenzione, che devi staccare un po', non tanto prima, perché intanto parti da zero, ma dopo facciamo magari un bel 24 sotto per spaziarlo un pochettino. Ok, vedete, in questo modo rimane, no, bello evidente, forse qualcuno direbbe troppo, già che ci siamo, notate che qui c'è l'errore, perché? Perché essendo partiti da un PDF immagine, questo operazione di cattura, di individuazione dei testi non è affatto esente da errore. Questo è un monito in più per non utilizzare mai PDF immagine a livello di pubblicazione di documenti, doppia fatica per chi poi deve gestirselo. Bene, proseguiamo. Qui notiamo, no, che anche questi processi di riconoscimento automatico ogni tanto perdono di pezzi. Proseguiamo, proseguiamo, questo numero evidentemente si è dimenticato di andare di seguito, lo stesso per questa legge, forse del 10, non so, o del primo, chi lo sa quale sarà stato qua. Ci vuole Ernesto Belisario che ci dice esattamente qual è la norma, articolo 17, qua comma 4, proseguiamo, 6 agosto 2008, e vedete che scorriamo abbastanza velocemente il testo. Ecco, è considerato, richiedeva un po' di più, niente di male. Non è che facciamo una cosa diversa per un testo più lungo, andiamo sullo stile, questa è la potenza degli stili. Una volta che noi assegniamo gli stili a porzioni di testi che hanno la stessa funzione, basta cambiarne uno per cambiarli tutti, quindi un grande risparmio anche dal punto di vista proprio del tempo che noi dedichiamo a questa operazione. Formato paragrafo, facciamo, non so, un 2-6, vediamo se ci basta, un po' a fatica, andiamo a fare un 2,8, modifica, formato, paragrafo, 2 cm,8 e ci siamo, ok? Ecco, poi anche gli attaccatini però. Vedete che il testo, insomma, funziona, qui c'era un doppio tasto tab e andiamo a sistemarlo anche qua. Ecco, mi sembra già aver garantito una discreta accettabilità, leggibilità al nostro testo. E vedete anche qui, no? Io noto gli errori, per dire, i paragrafi magari che si interrompono prima, i tasti tab. Come si fanno a vedere tutti questi segni che sono in realtà dei segni nascosti, poi verrebbero poi nascosti in fase poi di passaggio PDF oppure di anteprima di stampa o di visualizzazione del documento, ma è questo importante comando che è mostra nascondi, che ci consente, no, o di vedere o di nascondere questi elementi importanti che mi danno idea di come è costruito il testo. Ecco. Bene, adesso abbiamo completato il primo pezzo, non ci rimane che andare avanti. Avevamo quell'emana, no, quell'emana possiamo tranquillamente metterlo qua. Centrato, qui possiamo anche questa volta non usare gli stili, no? Soltanto per questo testo, ma
sistemarlo magari in questo modo. Ecco, evitiamo di mettergli spazi per fare mana messo in grande, perché in realtà c'è la possibilità poi di lavorare sul carattere per dargli invece una, diciamo, dilatazione, una spaziatura magari tra i caratteri, espansa magari di un punto o di due punti, o di 1 e 2, vedete, no? Che consente di dare evidenza appunto al termine senza usare però degli spazi, che in realtà non è E spazio M spazio A, ma emana una parola unica. Poi proseguiamo e vedete che il testo prosegue per i fatti suoi. Ecco, A, B, C, beh, questi qui in realtà sono, che cosa? Sono un elenco non ordinato, anzi, scusate, un elenco ordinato, un numero elenco. Qui si può agire in due modi, o utilizzando gli stili, qua non li vediamo, ma per utilizzare gli stili noi potremmo andare in opzione, mostra tutti gli stili e troverete qua anche gli stili tipo numero elenco, punto elenco, no? Beh, questo hanno un vantaggio, a dire la verità. Che vantaggio danno? Che rimangono stabili all'interno dei vari documenti. Se poi fate di questo un modello per riprodurre tutti, non so, i decreti, oppure un altro modello per tutte le circolari, a questo punto voi avrete la possibilità di garantire la massima conformità assegnando a tutti i nuovi documenti lo stesso modello. E quindi spesso, almeno io utilizzo questo a dire la verità, no? Vado di qua, io ho il mio numero elenco in modo assolutamente preciso e uguale per tutti. Tra l'altro anche qui, no, posso andare poi a diciamo, gestire dal punto di vista della spaziatura interna, no? Qui teoricamente sono un pochettino più vicine e invece andrebbero un pochettino spaziati in modo che l'1, il 2 e il 3 fossero distinti tra di loro. Per questo c'è anche un modo che ci è offerta dalla formattazione classica, che è quella di andare a schiacciare, a deselezionare, non aggiungere spazio. In questo caso, magari per contenere al meglio, si mette qua due punti, e vedete che in automatico noi abbiamo una migliore resa. Questo lo faccio solo una volta, anche perché sennò perdo di vista poi l'obiettivo di questo tutorial del sistema educativo di istruzione e formazione. Ok, ecco, scusate, ricordavo questo 1, 2, 3, in questo caso sono numeri, invece in quello originale, se non sbaglio, non erano numeri, ma erano lettere, tipo queste. In questo caso poi verranno sempre così, poi uno poi se li cambia anche in altro modo. Poi, priorità strategiche della valutazione. Qui togliamo tutti questi segni di tab, che ovviamente sono sbagliati e che ha preso il sistema probabilmente nella fase di conversione del PDF immagine in testo, ma la domanda è questa. Che cos'è priorità strategiche della valutazione? È un elenco? Ma no, sì, potremmo dire che è uno dei punti, ma in realtà cosa sono? Sono titoli. E allora il consiglio è quando il testo, no, qualunque esso sia, è così lungo ed ha delle parti che sono introdotte, no? Non da una frase, ma da un titolo, di marcarlo come titolo. Allora, proprietà strategiche evidentemente è un sottotitolo rispetto al titolo del documento. E allora che cosa gli diciamo? Gli diciamo che questo di fatto è un titolo non più di livello 1, perché gerarchicamente appena sotto, di titolo 2. E lo andiamo a inserire. Già che ci siamo, andiamo anche a modificarne le sue caratteristiche di stile, in modo che possa essere utilizzato altre volte. Diciamo che è un Giorgia. Quell'altro mi sembrava che fosse 16, adesso non so se 16 o 14, lo mettiamo 14, gli facciamo un formato paragrafo, magari che mi spazia sopra un 18, sopra un 12, ok, e vedete che viene a essere ben distinto rispetto al testo. Andiamo a vedere se era corretto, questo era un 18, addirittura potevo anche mettere 16 però.
Forse 14 può bastare e avanzare. E un'altra piccola aggiunta qua, al di là di qualche spazio dopo. Priorità. Beh, questa è una lettera accentata. Uno screen reader non riesce a leggere, dare l'accento, perché è a apostrofo, quindi non è corretto. Ci sono anche vari testi. Recentemente anche l'Accademia della Crusca, che da qualche mese è diventata molto attenta anche all'aspetto divulgativo della lingua italiana, aveva fatto un interessantissimo intervento sull'uso delle maiuscole accentate, dicendo che non vanno scritte, no, con l'uso dell'apostrofo. Quindi priorità andrebbe scritta invece come un carattere unico. Quale carattere utilizzare? Non ci ricordiamo la combinazione dei tasti, asci o altro? Beh, allora un trucchetto c'è sia per LibreOffice che Word. Scriviamo la minuscola, poi andiamo a selezionare la maiuscola e con una combinazione di tasti in Word, una procedura ancora più semplice, LibreOffice, tasto Shift, cioè freccia in alto, F3, vedete che diventa corretta come scrittura. Proseguiamo, qua abbiamo alla riduzione, qua al rafforzamento probabilmente è un altro elenco puntato, andiamo a togliere quelle lineette e gli diamo il nostro elenco puntato, a questo punto l'elenco puntato dove andiamo a metterlo, a cercarlo, ce lo cerchiamo qua con punto elenco, eccolo qua. Perfetto, poi vabbè, qui possiamo lavorarci anche internamente, no? In modo che sia valido una volta per tutte andando in paragrafo e come nell'altro caso gli mettiamo due punti, non aggiungere multipla, magari dura un po' poco, potremmo fare anche uno e tre, per cui vedete che rimangono ravvicinati le righe della stessa voce e invece spaziate da voce a voce. È una piccola cosa, ma già indica la cura nella redazione del documento. Peraltro occorre apprezzare che i segni di punteggiatura sono corretti, un elenco puntato, un elenco numerato che all'interno di una frase viene preceduto dai due punti e ciascuna voce si conclude col punto e virgola, tranne l'ultima che si conclude col punto. A differenza di un elenco puntato o numerato che invece non fanno parte di una frase, ma sono tipo nelle slide, no? Che sono messi a prescindere anzi senza una introduzione di una frase. In questo caso si usano mettere senza segni di punteggiatura alla fine e iniziare con la lettera maiuscola. Bene, qua c'è interruzione di sezione. Andiamo a metterla, ecco qua. E qui abbiamo, vedete, non è Ale, vedete ancora l'inesattezza che anche gli strumenti automatici fanno quando vanno a gestire il riconoscimento dei caratteri, ne è uno che è diventato L. E anche questo, probabilmente l'invalsi, qui bisogna capire esattamente, non ho idea, quello era un 1, ok? Perché poi c'è un 2. Che cosa fosse? Bene, questo è un'autovalutazione, poi sappiamo che se scorriamo abbiamo una 2 valutazione esterna delle scuole, poi abbiamo una 3 valutazione dirigente scolastica. Beh, anche questi, se ci riflettiamo bene, capiamo che sono titoli. Allora, un buon titolo è un elemento che precede poi il suo contenuto, e allora qua lo mandiamo a capo il resto. E cosa facciamo di questo A1? Che poi ho sbagliato perché ho fatto cance. A partire, ok, questo A1 lo marchiamo come titolo. Sì, ma quale livello di titolo diamo a autovalutazione? Sapendo che la priorità era un titolo 2, e qui abbiamo un'anteprima più veloce, cioè un'anteprima, abbiamo una scorciatoia, potremmo dire, per assegnare i titoli, gli diamo il titolo 3. Anche i titoli 3, però, agire su qua oppure sulla nostra, diciamo, finestrella sulla destra lo stesso, lo andiamo a modificare e gli andiamo a dire che anche tu sei un Georgia, magari sono 12 grassetto, con un formato di paragrafo, là era 18-12, qua mettiamo, non so, 12-6, ok? Tenete conto che la regolina è che ciò che segue il titolo deve essere più vicino rispetto a ciò che li precede, cioè a partire dell'anno deve essere più vicino ad autovalutazione di quanto politiche sociali lo è. Perché? Perché il contenuto deve essere più vicino al suo contenitore rispetto ad altri contenitori. Bene,
Qua abbiamo fatto, qui abbiamo l'1, 2, 3 e allora questo sarà un altro numero elenco. Ok? Già che ci siamo, andiamo anche questo però a stilizzarlo, se no ogni volta dobbiamo fare quel lavoro visto precedentemente. Quindi gli diciamo anche qui 2, sono stati un po' avari, io dovessi farlo da capo, in questo caso metterei 3 con quel modo di spaziare un po'. Attenzione però che qui deve essere partire dall'1, quindi andiamo qua, questa volta sulla destra, posta valore numerazione, ok, parte da, però prima devo dirgli che invece è un numero, andiamo a vedere dov'è, qui non ce l'abbiamo, andiamo a vedere da prenderlo da qui, 1, 2, 3, ecco fatto. E togliamo il resto. Perfetto. Questo l'abbiamo fatto con il mantenimento della voce dati numero elenco. A2, valutazione della scuola. Stesso identico lavoro. Questo sarà fratello di A1 e quindi sarà titolo 3. Perfetto. Andiamo avanti. L'invalsi, l'invalsi, l'invalsi. A3. Abbiamo finito la 2, la 3. La 3 è anch'esso un titolo 3. Vediamo quello entro dicembre 2014 e glielo diciamo, guarda che tu sei un titolo 3 e ti devi andare a strutturare in questo modo, possibilmente togliendo poi quello, diciamo, elemento che era qua sfuggito di paragrafo vuoto. La 4, 4 anche qui, andiamo esattamente al termine del titolo. E diciamo A4 anche tu titolo 3. Perfetto, qui andiamo a togliere un invio che erano sbagliati. Qua procedimento automatico ha fatto un po' di pasticci. Qua si prosegue con valutazione di sistema. Adesso qua diventa molto ripetitivo, no? Che anch'esso un titolo 3. E poi finalmente andiamo a concludere la parte del punto A. Punto B, il punto B è fratello del punto A, non è più un A1, A2, A3, magari lui stesso avrà al suo interno i suoi bravi figli B1, B2, B3, B4, B5, quello che è. Beh, allora se è fratello di A dobbiamo andarlo a marcare come A ed era marcato titolo 2, quindi posiziono col mouse sopra e vado su titolo 2 e poi proseguo, anche un altro errore che fanno. E questi, diciamo, riconoscitori di testo automatici, gli zero che diventano o viceversa. Questo era un bel 2010, immaginate uno che ha lo screen reader e che si legge 201 o. Altro motivo per cui è bene il nostro documento non renderlo scansione, non farne PDF immagine, ma distribuirlo nella sua modalità con cui è stato formato, possibilmente ben formato direttamente. Lo stesso varrà poi per C e tutto il resto. Avete notato, peraltro, che sarà anch'esso un titolo 2, che il testo è messo a bandiera senza giustificazione. Questo è un consiglio, anche se capisco che alcuni documenti ufficiali si tendono ancora a giustificare perché ci sembra che stiano meglio, beh, però dobbiamo essere consapevoli che laddove noi non utilizziamo una sillabazione, c'è forte il rischio che, soprattutto ingrandendo a parità di larghezza totale della pagina il carattere, poi si aprano delle lacune tra una parola e l'altra. Questo è diciamo, è il rovescio della medaglia del giustificato che personalmente mi porta a utilizzarlo il meno possibile a favore invece dell'allineamento a bandiera, che è molto più apprezzato, in particolare dalle persone con problemi di visione. Bene, adesso qua potremmo andare avanti a sistemare tutto l'altro documento, no? Abbiamo fatto già una trattazione quasi di mezz'ora, cercando di essere molto analitici, ma credo che abbiamo capito l'essenziale. Non ci resta adesso che andare a salvare il documento stesso. Gli diamo un nome, immaginiamo di averlo terminato. Lo possiamo chiamare, non so, Direttiva Sistema Nazionale di valutazione documento, lo salviamo così abbiamo sempre a disposizione, ma adesso viene il bello.
lo andiamo a convertire in PDF e vediamo con quali tipi di attenzione. Salva con nome, ok, andiamo ancora a salvarlo nella stessa posizione di prima, ma il documento questa volta è PDF. Sia Word che LibreOffice consentono di ottenere degli ottimi risultati nella conversione in PDF, soprattutto se siamo attenti alle opzioni. Per quello che riguarda Word, le opzioni fondamentali è che sia selezionata la casella tag per la struttura del documento per l'accessibilità e crea segnalibri utilizzando intestazione. Poi anche la conformità PDF è opportuna. Cosa succede quando io vado a salvare questo documento, mi raccomando, con l'opzione sul tag e l'opzione sul mantenimento dei segnalibri? Ma innanzitutto possiamo, credo, apprezzarne una buona leggibilità. Vedete che il testo scorre chiarendo bene le varie sezioni e poi avendo la possibilità quindi di, a parte qualche errore magari di scrittura, discorrerlo al meglio. Tenete pure conto che non è necessario che una volta che ci sia un punto ci sia un paragrafo, perché se poi noi facciamo frasi brevi, spaziando verticalmente i singoli paragrafi, diventa poi esageratamente interrotta la lettura, ma il singolo paragrafo è da vedere più come blocco logico e quindi può anche contenere anche più frasi. Ma la cosa più preziosa che noi possiamo, credo, apprezzare in questo documento, l'andiamo a vedere utilizzando i segnalibri, i cosiddetti bookmarks. Bene, un documento PDF curato e ben fatto li ha. Un documento PDF anche leggibile dagli screen reader che non li ha, perde qualcosa, sia per chi usa le sintesi vocali, sia per chi ne fa una lettura anche visiva. Perché guardate la grande potenzialità dei segnalibri, cioè della strutturazione per titoli, e che noi abbiamo anche chi di noi vede, non usa e o non usa sintesi vocale, la possibilità di farne una maggiore reperibilità. Cioè se io voglio andare sull'autovalutazione, io clicco direttamente sul punto A1, non devo andarmi a leggere tutto il documento, cioè posso saltare da un punto all'altro perché ho messo come delle ancore, come dei bookmarks, come dei segnalibri, che mi consente di avere sempre presente, quando espanso, tutto quello che è un sommario sulla sinistra. Peraltro potevamo farci l'indice automatico in testa, ma ancora più importante è questa funzione. Quindi, se io non ricordo, no, quali sono i criteri per la realizzazione della scuola statale, clicco qua e ecco che ci vado direttamente sulla pagina che a me interessa. O l'Organizzazione Nazionale degli Apprendimenti, piuttosto che valutazione di sistema. Ecco, teniamo conto la preziosità di una strutturazione del documento che è il fondamento per avere un documento veramente più fruibile, più utilizzabile e quindi molto più efficace a livello comunicativo.